L'immobile sta bene, non accusa nessun dolore, quindi può fare. Ha fatto con noi 3 allenamenti e mezzo, altri ha fatto a parte, quindi per me è disponibile. Giacomelli non è disponibile per problemi disciplinari. Ha avuto un comportamento che non mi piace durante l'allenamento. Una squadra, penso che punta al campionato a fare salto di categoria. Io ho visto l'ultima partita a Padova che è stata risolta da un gol e poi è stata abbastanza equilibrata, quindi già è un merito. Loro ultimi tempi hanno fatto anche 4-3-3 e cambiano, non è sempre lo stesso, poi bisogna vedere se cambiano a secondo avversario, se cambiano a secondo le loro caratteristiche. È una squadra attiva, sono abbastanza corti, fanno molti pressing sul portatore della palla e ripartono anche bene sui spazi. Non lo so, loro vengono da una sconfitta, penso che brucia perché, ripeto, la partita era equilibrata, poi hanno giocato con Padova che è sempre in testa alla classifica vicino a noi e quindi penso che vogliono dimostrare che sono buona squadra. No, ma non bisogna guardare di nuovo quello che hanno fatto. Io ripeto, in generale per me Livorno è una buona squadra con buone individualità. Voi avete visto qua crescere vicino Dionisi a Celano, dove ha fatto bene e continua a fare anche in Serie B. Livorno penso che ha perso punti all'ultimo minuto in casa, non è che c'è le partite che sembravano già chiuse e vinte, poi avversari hanno recuperato di rendimento. Valutare poi se una squadra trova la continuità e di gioco di risultati. Io continuo a dire che come gioco a me la squadra mi ha fatto buona impressione.